Diciamo, iniziamo quindi con la parte podcast che ci eravamo preparati, quindi con le domande che abbiamo fatto noi. Insomma, quindi Raja, ne abbiamo preparato, diciamo, due argomenti principali. Quello relativo, diciamo, alla tua carriera calcistica e poi anche qualche domanda relativa al tuo rapporto un po' con i videogiochi, quindi il tema un po' più nostro. E quindi per partire, diciamo, con la domanda che magari ti avranno fatto un miliardo di volte, cosa ti ha fatto appassionare al calcio e qual è stato magari il primo idolo che hai avuto, insomma, il calciatore che è stato per te un punto di riferimento? Guarda, io non ho. Allora, il calcio praticamente ci sono nato perché ho un fratello superiore di 14 anni che è stato uno che giocava e comunque a livello in Belgio giocava, quindi non è che era un buon giocatore, molto cazzuto perché c'è un carattere molto forte, penso che c'ho il stesso carattere suo. E poi dopo praticamente avevo sempre il pallone in mano, cioè la mia passione era quella, e ovunque andavo me lo portavo sgonfio Strana anche, insomma, un perché po' poi come qualità. erano quei palloni tutti scartati, sai, Sì, con sì. la pelle. Quelli di pelle. E poi piano piano ho iniziato a giocare in una squadra provinciale, che comunque è stato un percorso bello, che oggi se qualcuno mi fa una domanda su come è andata la mia carriera, dico che ho fatto un percorso magari abbastanza lento, perché rispetto a oggi era molto più difficile prima. Oggi uno fa 10 partite, sono tutti fenomeni, prima dovevi farne 100 e dovevi sperare che qualcuno in Serie A ti prendeva. Sono cambiati un po' i tempi anche a livello di mercato, eccetera. Però io sono contento del percorso che ho fatto, ho dovuto fare tanti sacrifici e quindi credo che è stato un bel percorso, che ancora non è finito, ovviamente. Intanto ti fanno i complimenti per l'italiano, dicono che parli meglio Sì. di molti di noi. Esatto. Vabbè, no, questo. Vabbè, sono 16 anni che sono qui, quindi. C'è Olli che sono C'ho un 34 po' di anni. difficoltà con i tempi a volta. I tempi sono difficili, i tempi sono Anche difficili. però, Noi. se li sbagliano gli italiani, ovviamente posso Esatto. sbagliare pure io. E poi Dimmi, il vai. fatto di riferimento, non ho mai avuto un vero riferimento, cioè, nel senso, io sono il classico, come dire, ci sono tanti ragazzini che magari seguono il calcio e dicono questo è il mio idolo, questo è il mio idolo. Sì, idolo perché magari piace il stile di gioco, perché ma io non ho mai voluto imitare nessuno, cioè nel senso se tu mi chiedevi chi erano i giocatori ti dico nel 98 mi guardavo Ronaldo al mondiale e poi mi piaceva Ronaldinho al Barcellona, poi mi piaceva, sai come funziona, no? C'è sempre Sì, non questo. uno principale, Sì. hai avuto È un più. po'. Mi piace il calcio in generale quando ci sono da fare i paragoni, non mi rivedo nessuno perché comunque credo di essere uno abbastanza diverso da tanti, perché ho magari preso un pochino guardandone talmente tanti, un po' di tutti, no? E questa è stata sempre la mia filosofia, perché anch'io poi quando arrivo a casa, sì, ogni tanto quando c'è una bella partita me la guardo, ma non è che sono un malato che sto lì a guardare 100.000 partite di giornata, c'ho Vabbè, altre immagino che poi cose dopo tutta una giornata che passi sul da fare. campo ad Infatti, mi avete allenarti. chiesto di fare una partita a FIFA e ti ho detto che veramente non c'ho. Ce l'ho scaricato, ma non ci ho mai giocato. Ne hai Quindi. abbastanza del calcio, ovviamente come ogni cosa, forza di fare, Esatto, fare, fare, ma hai bisogno anche di staccare un po', normale, assolutamente. Certo. E un'altra domanda che era magari pure collegata a questo tema, visto che appunto hai raccontato come è una passione che hai avuto sin da piccolo, no? Immagino che, visto che è stato un percorso complicato, magari qualche volta hai pensato cosa avresti potuto fare se non avessi fatto il calciatore. No, non ci ho mai pensato, sicuramente vengo da un quartiere molto povero e ho avuto un'infanzia molto povera, quindi io so cosa vuol dire vivere poveri e so cosa vuol dire poter guadagnare qualcosa, quindi si fa di tutto, di sbagliato, di buono, però se tu mi chiedi cosa avrei esattamente fatto non lo saprei dire, però qualcosa di sbagliato sicuramente avrei fatto, perché a Capito. livello di scuola zero, quindi non ho avuto altre passioni, sinceramente.
mia fortuna è stata che il calcio mi ha portato dove sono oggi, perché se no non so che fine magari avrei fatto. Invece, Raja, per quanto riguarda, diciamo, se vogliamo portarci in avanti, quando, insomma, terminerà la tua carriera come calciatore, vorrai, insomma, continuare in quell'ambito, magari come allenatore, oppure hai dei progetti che si discostano totalmente da quello che è il mondo del calcio? Guarda, io ho sempre detto che il mondo del calcio per me finiva. Ti dico la verità, adesso che c'è stato questo periodo un po' particolare, il non stare in campo e non vivere lo spogliatoio mi ha già fatto mancare un po' il calcio. Cioè, nel senso, perché sono molto appassionato ancora, perché mi piace giocare, mi piace allenarmi. Cioè, non è che mi piace allenare, mi piace giocare, ma mi piace stare dentro il gruppo, vivere comunque questi momenti dove ti puoi scaricare tutto completamente. Però quello che mi piace è perché io con il mio procuratore ho un rapporto oltre lavoro, diciamo, perché lui mi ha preso in Belgio a 16 anni, abbiamo costruito questo rapporto che è diventato un rapporto fortissimo e credo che questo qua sono cose che mi interessano, nel senso trovare dei ragazzi giovani, non per forza fare il procuratore questo qua, però poter comunque dar qualcosa dalla mia esperienza a questi ragazzini, no? Soprattutto magari dei quartieri miei o che hanno avuto un passato come la mia, cioè nel senso comunque non è facile arrivare, cioè non tutti siamo fortunati, chissà quanto talento c'è in giro che magari poi alla fine fanno una mezza mossa sbagliata e finito tutto, e questo per me sarebbe una cosa bella, non è proprio dentro il mondo del calcio, poi allenatore magari mi piacerebbe, ma ha un carattere abbastanza difficile, cioè penso che a volte ci litighi da giocatore con alcuni dirigenti allenatori, pensa se fai l'allenatore devi gestirne 30, quindi non è facile, non è facile. Ci sta, ci sta. Bene, Quindi diciamo allora. più una sorta di talent scout, comunque cercare ragazzi magari che hanno talento appunto, ma non hanno magari No, neanche le guarda, possibilità. ti faccio un esempio. In Belgio, nel mio quartiere, c'è già un progetto di questo genere, che sono amici miei che lo gestiscono, che hanno preso una squadra fallita, che hanno fatto una collaborazione con lo Stato, diciamo, che praticamente chi vuole del quartiere allenarsi deve fare prima tutti cose, cioè stanno in collaborazione con lo Stato e con le scuole. Quindi chi vuole allenarsi deve prima fare i compiti completi, poi dopo si possono allenare un'ora e mezza. Poi c'è chi vuole cantare e deve fare prima i compiti. Quindi è una collaborazione tra Stato e comunque in questo senso già tieni i ragazzini da strada e cerchi Impegnati. di tenerli sulla strada giusta. Cioè, questi Lontani sono dalla così. strada, dalla Esatto, strada. evitare che comunque fanno errori, nel senso magari hanno 13, 14, 15, 16 anni, hanno dei fratelli maggiori, che magari uno ha fatto delle mosse sbagliate in passato, cercando di evitare l'errore che magari ha fatto un fratello superiore o più grande di non fare lo stesso errore. Quindi questo è più o meno l'obiettivo di questo progetto. E queste sono cose che mi interessano, capito? Capisco, al di fuori del mondo proprio reale del calcio, proprio quello stretto Sì, internamente. sono cose che mi interessano, poi mai dire mai nella vita, domani l'allenatore mi potrà interessare, sì, ti dico di sì, però ci sono tante cose, c'è da prendere patentino, quindi mi devo mettere a studiare, a fare lezioni, che sono cose che nella mia vita non ci sono mai entrati, quindi mi dovrei sforzare su altre cose, quindi è difficile da sapere cosa farò esattamente dopo la mia carriera. Certo, assolutamente. Matte, io la domanda dopo che ti vorrei fare è un po' quello che dicevi tu, no? Che dopo tutto il giorno che stai al campo, come ogni cosa, cioè dopo tutto il giorno che hai la giornata di lavoro, giustamente uno vuole staccare un po' da quel mondo. E come è difficile conciliare la vita da calciatore e la famiglia, i figli, la moglie, eccetera, eccetera, eccetera? Io cerco di vivere il più sereno possibile, più normale, perché oltre ai giocatori siamo dei uomini e quindi io vado a fare la spesa, mi porto i miei figli in giro, vivo normale. Io penso che mi beccano molto, tra tutti i giocatori sono quelli che magari sta più per strada a fare una passeggiata normale, quelli che si fa le colazioni ai bar invece che magari al campo o là, perché mi piace stare sotto la gente, perché mi sento un uomo libero e cerco di vivere il più libero possibile. E quindi vivo abbastanza sereno. Certo. E riesce comunque a ritagliare lo spazio per tutto alla fine, di un modo o nell'altro. Sì. Io
Ripeto, io vivo normale, la mattina mi sveglio, mi faccio colazione al bar, vado al campo, poi dopo mi faccio un aperitivo, esco con mio figlio, vado là, vado a fare la spesa, cioè vivo abbastanza normale anche per far passare le mie giornate, perché se mi devo chiudere in casa non finiscono più. Certo, Certo. assolutamente. Adesso abbiamo, diciamo, ritagliato una serie di domande che sono più delle curiosità su quelli che sono stati magari avversari e compagni di vario tipo. Quindi magari la prima domanda che ti volevamo fare è un giocatore del passato e un giocatore invece del presente con il quale avresti voluto giocare e non hai avuto la possibilità di farlo. Bella domanda. In Allora, difficoltà. in questo momento in cui vorrei giocare, quindi. Sì, sia in questo Sì. momento, quindi qualche tuo collega che è ora in attività, e sia magari anche qualche campione del passato che magari ora è ritirato, insomma. No, vabbè, io ho giocato tanti campioni e anche oggi comunque mi sto divertendo un sacco perché stando qua in una squadra con una realtà più piccola, ho detto dentro di me mi metto in gioco così vedo com'è di nuovo giocare contro le grandi squadre. Io ho giocato con tanti grandi giocatori, ripeto, un giocatore in assoluto che comunque mi ha sempre impressionato è stato Seedorf, perché quando ci ho giocato contro è proprio l'unico che non ho mai stucciato la palla. E con lui sarebbe piaciuto poi. Quanti giocatori ci sono già al presente con cui vorrei giocare? Messi, Cristiano Ronaldo, cioè, tutti quelli lì che fanno la differenza, è giusto che uno ci vuole giocare. Quindi, però ripeto, io ho giocato con tanti giocatori forti, sia qua a Cagliari, sia alla Roma, sia all'Inter. Ti ripeto, per me la mia carriera è stato fino ad oggi. Sono molto contento, anche tutti i rapporti che ho lasciati, tutti i rapporti che ho ancora oggi. Sono sempre stato in buoni rapporti, altro che creare problemi dentro i Ecco, come le male lingue dicono. E ci stava per implicitamente questo hai stile. risposto anche a un'altra domanda che avevamo preparato, ossia quindi l'avversario più forte col quale hai giocato, quindi possiamo dire Seedorf, che l'ha messo un Sì, po' più quello difficile. è. Cioè, tipo le battaglie che mi piacevano molto erano con Vidal all'epoca quando stava la Juve. Mamma. Comunque era un giocatore che era sempre una lotta. Cioè, era bello. Queste sono le sfide che mi piacevano tanto. Poi quando magari lo volevo fare con Seedorf era talmente potente che io ero sicuramente molto più giovane. E era difficile. Cioè, con Vidal era una sfida che comunque ogni tanto la vincevo, ogni tanto la perdevo, però erano sfide intense, belle. Vidal è tosto, È tosto, tosto, sì. Però mi divertivo perché comunque io penso che il rispetto in campo era quello, cioè lui secondo me si sentiva questa cosa, infatti anche lui in passato in interviste diceva comunque era tosto a giocare contro sia per me che per lui e io devo dire la stessa cosa perché è sempre stato così. Sì, prova, Io, vai, Matteo, vai. scusami. Ho una piccola curiosità, che ovviamente questa è una cosa che ti avranno anche qua chiesto milioni di volte, no? La chat, i ragazzi chiedono com'è giocare contro Cristiano Ronaldo. Questo quasi te l'avranno chiesto tutti, però. Vabbè, sicuramente un po' di rispetto ce l'hai per i fenomeni, no? Però io guardo in faccia a nessuno, nel senso. No, la mia mentalità può essere Cristiano Ronaldo, può essere Messi, poi sicuramente sono talmente forti che magari fai difficile. A volte hai difficoltà di giocare contro, di recuperare una palla o di vincere un contrasto, che sono fenomeni. Però io cerco di giocare il mio gioco contro Di fare il chiunque. tuo. Io cerco sempre di fare il mio contro chiunque, cioè non è che mi spaventa giocare contro Cristiano Ronaldo, anche se so comunque difficile. Certo. Per quanto riguarda invece, Raja, il momento più bello, diciamo, sui campi di calcio, quello che porti nel cuore con maggior gioia, diciamo, qual è stato? Ma sono tanti, la mia carriera è stata particolare. Sono stato qua a Cagliari che abbiamo comunque fatto 2 anni in trasferta. Senza stadio, quindi ogni battaglia vinta fuori casa è come vincere una finale, perché comunque mille difficoltà. A Roma il derby è il derby, farci anche il gol è ancora più bello, sono emozioni uniche. Poi la semifinale in Champions, se devo dire la cosa più bella è stata quella, è stato il punto più alto della mia carriera, arrivare alle semifinali di Champions. E per poco non esserci, per poco non essere andato in finale.
Allora, Matteo, non lo so.